Hai incontrato nessuno, Elvis? Nessuno. Ma faccia presto, donna Lia. Suo padre deve essere a caccia da queste parti. Bene. Vada, donna Lia, non perda tempo. Addio, Elvis. Buona fortuna. Grazie. Buona fortuna! Maledetta, fermati o ti ammazzo! Thank you.
innamorata, sei fresca come un fiore, ti voglio innamorata. Vola sospiro mio d'amore, raggiungi la mia amata e torna questo cuore. Bella, sei bella e profumata, sei fresca come un fiore, ti voglio innamorata. Bianca colomba, luna d'argento, ah, tu sei bella, bella, sei bella e profumata. Ah, Joefis, un momento, Joefis, sono in sorpresa. Non posso perdere tempo, le mie padrone mi attendono. Ma ho finito, vengo subito. Joefis, sapete nulla della lettera gialla? Ah, non so nulla. Anna Antoni, venendo a chiamarmi al podere, ha detto che le dame vogliono parlarmi subito. Aspettatemi, ecco. È arrivata questa mattina l'alba e le padrone l'hanno subito nascosta. Questi sono chiusi in casa. Lettere gialle, brutto colore. O qualcuno che è morto o qualcuno che è in galera. Oh, Dio ci liberi, ma qualche volta con i morti ci sono anche l'eredità. Eredità di maledizioni. Non hanno parenti in America le mie padrone. La nonna dice che questa notte ha sentito il pianto della barona antica dal castello. E poco dopo è arrivata la lettera gialla. Non dirlo alla gente. Il paese potrebbe temere una sciagura. No, il paese è soltanto curioso di sapere. Ma le padrone tacciono. E fanno bene a tacere. Troppa gente ha messo bocca nei loro affari dopo... dopo la morte di Don Zame. E Don Predu ne ha approfittato per far loro del male. E così la mia padrona, dopo una grande scenata con sua figlia, si è rammentata dell'anno in cui andò al santuario con voi, recitando il rosario per la strada. Beh, quell'anno fece doppio raccolto d'ulivo. Una benedizione di Dio! Se non siete benedetti voi che abitate in casa del prete, chi volete che abbia fortuna? Beh, ma la grandine non guarda se i campi sono del prete oppure degli altri cristiani. Che mi risponde, donna Ruth? Ringrazia, donna Maddalena e prete Pascale. Manca un mese alla festa del Rimedio. Abbiamo tempo per decidere. Sei tu, Natalia, che hai fretta. Io? Per me la festa è fatica doppia. Ma devo seguire i padroni, come il cane i pastori. Dite sempre così voi, ragazze. E invece aspettate col batticuore la festa, pensando agli uomini che vi incontrerete. Non ho mai pensato di trovare marito alla festa. Se devo finire a un servo pastore, lo cerco almeno al mio paese. Se guardi troppo in alto, Natalia, resterai zitella. Meglio zitella che serva due volte. Dei padroni e di un marito affamato. Allora, che devo rispondere ai miei padroni, donna Ruth? Che passeremo noi in canonica a dare la risposta e a ringraziare per la preferenza. Sarà servita. Ah, donna Maddalena mi ha anche detto... Non facciano complimenti le pintor se non possono. Ora che hanno ricevuto un telegramma dal continente, potrebbe essere un affare importante. Non è nulla che ci impedisca di venire alla festa. Donna Maddalena ha sempre in mente il telegramma che arrivò a suo genero. Era affondata la barca con il vino. Non abbiamo né barche né vino da perdere in mare come il milese. Dì alla tua padrona che non abbia pensieri per noi. Arrivederci, Natalia. Stai attenta alla festa, Natalia, con tutto questo pepe che hai addosso. Basta che il miele lo abbia addosso vostra nipote Grigenda. Arrivederci. Tutta una scusa, padrona mia. Donna Maddalena è più curiosa di una gazza. E voleva conoscere per prima la notizia che avete avuto dal continente. Natalia moriva dalla voglia di sapere cosa c'era scritto sul telegramma. Come tutti, del resto. Ho sentito persino Don Predu che ne parlava. Con nessuno dovete parlare, zia Pottoi. Nemmeno con l'aria, finché non vi diamo noi il permesso. Siete la sola che sa. Sulla Santa Croce io sarò muta sino alla tomba. Ma fra pochi giorni lo sapranno tutti, per prima forza. Dobbiamo consigliarci. Con Efis, un servo. Non era meglio parlare a prete Pascale? Efis non è solo un servo. Dopo la morte di nostro padre, è il solo uomo della famiglia. Perciò dobbiamo parlare con lui. 20 anni. Ogni lettera che arriva in questa casa è una disgrazia. Siete peggio del gufo che canta il male, zio Efis. Eh?
Ci sono anche le lettere d'amore. A me piacerebbe riceverne una con carta profumata e due cuori intrecciati. Ma non dire sciocchezze, Grigenda. Le mie padrone non hanno mai saputo che cos'è l'amore. La donna Noemi è ancora tanto bella. Buongiorno, padrona mia. Oh, Efis, non ti aspettavo prima di stasera. Ora ti preparo un caffè. Ah, grazie. E donna Esther? E donna Noemi? Esther è andata alla messa e Noemi si alza ora. Non hai portato nemmeno i fichi novelli dal podere. Non ho fatto in tempo. Zon Antonio è venuto a chiamarmi e ho pensato che una lettera gialla fosse un affare urgente. Una grande novità, certamente. Come hai fatto a sapere che è arrivato un telegramma? Me lo ha detto Grigenda. E poi ne parlano già tutti al paese. Ma non mi faccia stare in pena, mia signoria. Che cosa è accaduto? Arriva Giacinto, il figlio di nostra sorella Lia, da Civitavecchia. È una benedizione per questa vecchia casa. È loro nipote. E anche il figlio di Lia, che è stata la rovina, la vergogna nostra. Se Lia non fosse scappata, nostro padre non sarebbe morto quel giorno nel burrone. Fu colpa del cavallo, donna Ruth. No, è stata Lia ad ammazzarlo. Non deve parlare in questo modo di un'anima del purgatorio, padrona. L'arrivo di don Giacinto può essere l'inizio di un tempo nuovo per loro. Quale tempo nuovo? Dimmi piuttosto che ritorna il tempo vecchio, del male, della vergogna. Ma don Giacinto è un uomo e potrà certamente aiutarle. Potrà ridare dignità a questa casa. Come lo puoi dire? Nessuno lo conosce. Nessuno l'ha mai visto, nemmeno noi. Ma leggendo le lettere che manda, si può capire che il suo sentimento... Le lettere non contano nulla. Gli uomini si conoscono a vederli in faccia. E allora tenta di vederlo, donna Ruth. Se ha preso da sua madre... Se ha preso da sua madre, non può portare altro che male. Hai saputo che dice la lettera arrivata al signore? Io non so nulla. Si vede che di te non si fidano. Lo ha detto a me donna Ruth poco fa. Non si fidano di te, Grigenda, si capisce? Contano perfino i pezzi di biancheria che ti danno da lavare. Non è vero, queste sono le maldicenze della tua padrona con quella lingua che taglia come un rasoio. Intanto non ti hanno detto nulla. Me l'hanno detto invece. Arriva il nipote dal continente. Quello che nessuno ha mai visto? Quello, il figlio della sorella morta, donna Lia. Si chiama Giacinto, lo nomina soltanto qualche volta donna Esther che conserva le sue lettere. Deve essere giovane. Donna Lia scappò di casa 25 anni fa. Se assomiglia a sua madre sarà anche bello e di fuoco. Dicono che Lia Pintor fosse la più bella e la più vivace donna di Galte. Io non penso come sarà. I continentali sono diversi da noi e non c'è da fidarsi. Un continentale è sempre una novità. E con le ragazze è più gentile dei nostri maledetti pastori. E io sta sicura. Se mi guarderà, non mi coprirò il viso con lo scialle. Dovrebbe guardare proprio te. Gli occhi dei forestieri non contano le pecore della dote, come fanno i nostri uomini. Grigenda, credi che la biancheria si asciughi nelle mani? Lo faccio subito, donna Noemi. Mi scusi, chiedevo a Grigenda una cosa. Non mi interessano le vostre chiacchiere. Mi basta che Grigenda faccia il suo lavoro e che tu non le faccia perdere tempo. Signora donna Esther. Ma non siete venuta alla mensa stamattina? Oh Dio, liberi donna Esther, sono andata alla prima. Peccato, però prete Pasquale ha parlato così bene. La prossima volta verrò alla vostra. Arrivederci. Le vostre ore, mia signoria. Buongiorno donna Esther. Buongiorno donna Esther. Buongiorno, come va? Vado ad asciugare il tirano al sole. Già, sono un buon raccolto. Benedica. Buon lavoro con lei. Grazie. Arrivederci, donna Esther. Buongiorno, donna Esther. Buongiorno, Natalia. Ti colga il fulmine, malapianta! E abbassa la testa, pavone spennacchiato. Guarda dove cammini. Non hai fortuna con le donne, Gonario. Ah, parli come se tu ne avessi, Elias. Perché non mi sono ancora dichiarato. Aspetta la festa e vedrai che Grigenda non mi dirà di no. E se ti dirà di no, che farai? Mi consolerò con un'altra donna. Sì.
Buona domenica, Don Fredo. Ecco qua. Come ti dicevo, per levarmelo dai piedi, mi sono comperato tutto. Bestie, casa, terreno. Voi potete fare il bello e il cattivo tempo. Siete l'uomo più importante di Galte, di voi tutti hanno timore. Sì, e rispetto, sono il solo pittore che sia rimasto. Ma ci sono rimaste anche le vostre cugine. Oh, quello dei pittori non è rimasto che il nome. Sì, è l'orgoglio. A proposito, hai saputo che dice il telegramma lì delle mie cugine? Mia suocera, per sapere qualcosa, ha mandato Natalia. Ma il telegramma non è una lettera, l'impiegata della posta l'ho ricevuto e è scritto di suo pugno, perciò sai di che si tratta. No, non parla dei segreti d'ufficio con la ragazza. Che tu sei avaro, Antonio Franzì, ricco e avaro. Non dai mance. È lei che le dà. Ha saputo che dice? Ma non ho meno interesse, non gli affari delle mie cugine. Ah, però è corso qui per sapere le novità. No, sono corso qui per la rivincita alle carte. Tu vinci troppo, Milese. Vabbè, la fortuna è dalla mia parte. Solo quello. Salve, Milese. Milese. Sì, del Gran Turco. Permesso. Natalia, senti un po', vieni qua. Devo scappare a casa, è l'ora dell'infuso di malva di prete Pascale. Sì, hai saputo nulla delle mie cugine? Hanno strappato la lingua, le pittore. Andiamo. E a lei che dovrei dire? Una buona serva, quello che sa, lo riferisce solo ai suoi padroni. Sì, so con chi parlo. Tu canti solo suonarti in musica d'argento, tu tieni, no? Quando sarà arrivato a 100, le racconterò tante cose che so io sola. Prima di arrivare a 100 scudi, sì, voglio ben altro. Non si illuda, Don Predu, non faccio nulla senza prete Pascale. Fila. Arrivederci, Milese, ci vediamo più tardi. Capisci, Efis? Arrivo, scrive, così, senz'altro, come se questa fosse casa sua. Lo ha sempre scritto che desiderava venire da noi. A te ha scritto, non a noi. Noi non abbiamo mai voluto rispondere. E tu che ne dici, Efis? Io sono un povero servo, ma dico che la provvidenza sa quello che fa. Signore, vi ringrazio. C'è almeno qualcuno che capisce la ragione. Troppo presto per parlare di provvidenza, sorella mia. Resta almeno a vedere che cosa ci porterà il suo arrivo. Non si leva lo scialle, donna Esther? No, voglio tornare fuori, vado al cimitero. Non è ai morti che ora dobbiamo pensare, ma a noi stesse. Donna Noemi, la santa provvidenza. Basta con la santa provvidenza, Efis. Qui si tratta di ben altro. Si tratta di rispondergli netto e chiaro che in questa casa non c'è posto per nostro nipote. E dove volete che vada allora? Ma in casa del prete, forse. Come i forestieri di passaggio che non trovano alloggio. Secondo me arrivi pure e sia ben arrivato. Lo si potrebbe appunto accogliere come un forestiero. Così se si comporta male abbiamo sempre modo per mandarlo via. Via? Bella figura che faremo. Avreste il coraggio di cacciarlo? Vorrei avere la superbia di mio padre, la sua forza e anche la sua violenza. E che faresti allora? Nostro padre non avrebbe permesso a Giacinto nemmeno di sbarcare. Io sono un povero servo, ma dico che Don Giacinto sarebbe sbarcato lo stesso. Figlio di sua madre, vuoi dire? Proprio per questo non deve entrare in questa casa. Perché sua madre... Noè. Tu parli dei morti come se... Rispettare i morti non significa dimenticare il male che ci hanno fatto. Ma no. E io non posso dimenticarlo. Sono stata io più di voi ad averne la vita rovinata. Voi eravate già delle donne. Ma io avevo 7 anni. Se le mie signorie mi hanno chiamato per un consiglio, io dico che si deve fare una grande accoglienza a Don Giacinto. Tutti devono sapere fin da ora il suo arrivo. Una grande accoglienza a Don Giacinto vorrebbe dire che le mie padrone non si trovano troppo in cattive acque. Ma dillo pure che siamo quasi rovinate. Tanto, lo sanno tutti. Vorrebbe dire per il paese che tutto il passato è dimenticato e che non c'è più da vergognarsi di quanto accadde 25 anni fa. Se tu pensi che basti l'opinione della gente a metterci il cuore in pace. Lascia parlare, Efis, ti prego. Poi, secondo me, bisogna comperargli un cavallo. Eh sì, un cavallo ci vuole.
Don Giacinto deve passare per Galte come un vero pintore. Beh, è questione di dignità anche per noi. La sola prova di dignità che possiamo dargli è di non prenderlo in casa. Se lei permette, io sono stato chiamato perché volevano un mio parere. E allora... Basta, Efis! Puoi risparmiare tante parole. Chiedo scusa alle mie padrone, ma devo andare. Ora, subito! Ti fermerai a mangiare un boccone, almeno? Il servo obbediente conosce il limite che gli spetta. Non ho più niente da dire, mi signorina. Rimani, Efis. Efis! Ti ho detto di rimanere! Lo hai offeso, Noemi, con il tuo modo di fare? Io ho detto soltanto quello che penso. L'hai trattato come un servo. Gli hai chiuso la bocca. Mentre Efis è il nostro solo amico, l'unico che ci assiste e ci difende. Se Efis è offeso, arriverà Giacinto ora a prendere le vostre parti. Anche con Predu, che ci odia ogni giorno di più, e vorrebbe toglierci anche l'ultimo pezzo di terra. Ma attendi di conoscerlo, di vedere come si comporta. Non attendo nulla io! Io non posso dimenticare e nemmeno perdonare. Proprio per questo rileggo tutte le sere la lettera che Lia scrisse prima di partire, così come leggo le mie preghiere. Sono sicura che col figlio di Lia tutto tornerà come allora. Tutto. Non abbiamo mai questionato. Mai. In tanti anni disgraziati. Dobbiamo essere serene e d'accordo anche questa volta. Sperando in Dio, che aiuta chi ha bisogno. Devi dimenticare, guardare avanti. Puoi dimenticare. Hai il tempo per farlo. Non sei ancora vecchio come noi. Hai la vita davanti a te e devi ancora sperare. Così che staranno senz'altro molto, molto bene. Un giorno... Dio ti benedica, Carlina. E benedica anche te, Efis. Entra, entra. Devi imparare a tacere. Tacere e fingere di non vedere. Se vuoi fare una vita migliore. Non so cosa intendiate dire, nonna. Intendo dire che può esserci anche per te una vita migliore. Non dover andare sempre al fiume e non metterti le scarpe solo per andare in chiesa. Se avessi saputo tacere alla tua età avrei avuto fortuna anch'io. E le vostre figlie sarebbero le nostre padrone, le dame Pintar. Non dire mai questo, tesoro mio. Mezzo secolo è passato, anche più. Non dire mai queste cose. Efis benedetto, siedi, siedi. Ho troppe cose da fare oggi, Callina, e devo tornare al podere. Il podere come va? Ah, bene, bene, bene. Quest'anno avremo più mandorle che foglie, così ti pagherò tutto, Callina, non stare in pensiero. Oh, non ci pensavo neanche. Hai detto che di me ti fidi. Questa volta mi occorre una somma forte. Lasciami indovinare. Le dame Pintor fanno un altro debito per onorare l'arrivo del nipote. Come lo sai che arriva il figlio di donna Lia? Nessun avvenimento di Galte è mai rimasto un segreto per me. Ebbene, non è più un segreto. Arriva, sì, arriva. E vedrete che giovane è, forte, bello, ricco. Credo che la fortuna per le mie padrone riprenderà a camminare questa volta. Sentimi, Callina, mi occorrono
100 scudi per comprare un cavallo. Non possiamo mandare a piedi Don Giacinto. Lui che nel continente cammina con la motocicletta. 100 scudi. È un prestito fatto a te o alle tue padrone? A me. E tu stessa hai sempre detto che io sono puntuale, no? Per 5, 6, 7 scudi. Ma per 100 scudi i mandorli del podere dovrebbero dare per te monete d'oro. Ma ti ho detto che con l'arrivo di Don Giacinto cambierà tutto in casa Pintor. Aspetta. Cento scudi, come vuoi tu, per te, fratello mio. Grazie, ma soprattutto per Don Giacinto, che è giovane e ricco. Avrai la bontà di presentarmelo e spero che si trattenga a pranzo in casa mia. Vorrei discutere con lui i vecchi debiti delle sue zie. Tu non farai questo, Callina. Le mie padrone non vogliono che il nipote sappia delle loro condizioni. Ma io sarò molto prudente, non temere. E poi tu sarai qui con me nella mia casa. Vai. Vai, compera un cavallo alto e di sangue per il gran signore che arriva. Che il diavolo ti prende per i capelli, Natale? Che cosa fai dietro la mia porta? Non arrabbiatevi, zia Callina. Non sto a sentire i vostri segreti. Sono venuta a prendere un po' d'acqua calda per il caffè di prete Pascale. Mi si è spento il fuoco. L'acqua è lì sopra. Avrete parlato del nipote delle Pintor con zio Efis? Ne parla tutto il paese, perché non dovrei parlarne anch'io? Vi ha detto com'è? Giovane, per forza, dicono anche che sia ricco. Bello? Lo vedremo appena arriva. Ma anche se fosse gobbo, a te che te ne importa? Porterà fortuna alle Pintor. Che altro vuoi ora? Dovete farmi una carità, zia Callina. Prestiti a te, fossi pazzo. No, no, non vi chiedo danaro. Voi possedete ben altro che il danaro. Lo dicono tutti. E allora che vuoi? Gli uomini mi guardano, sì. Ma quelli che chiedono di sposarmi sono più poveri di me. Gli altri, so cosa vogliono. Se devo sposare uno più povero di me e seguito a fare la serva di prete Pascale e di donna Maddalena, almeno sto sicura come una pecora del gregge tra cane e pastore. Non ho mai avuto nessuno, nemmeno la madre. Non ho mai avuto una veste bella. Vuoi che ti faccia conoscere il sensale di matrimoni che sta ad Orgali? No, voi dovete aiutarmi quando arriverà il nipote delle Pintor. Dovete darmi un amuleto che faccia innamorare. Perché voi li avete, lo dicono tutti. Fuori di qui, serpente, che non sei altro. Io non faccio stregonerie. Oh, come vi arrabbiate, zia Callina. Se mi aiutaste a diventare ricca vi pagherei bene. Ho detto fuori di qui. Dammi una berretta, Antoni Franzì. Ma che sia lunga, eh? E che non sia tarlata. Tarme da me non ce ne sono. Si sono rifugiate tutte in casa delle tue padrone. Tutto invecchia, ma tutto può anche rinnovarsi. Come l'anno e le stagioni. E tu ti rinnovi per l'arrivo del tuo padroncino. Lo sai già anche tu? Come si può non sapere una notizia così importante? Beh, prendo questa. Hai scelto la migliore. Una berretta da sposo. Mezzo scudo e ci rimettono. Sei abile negli affari, Antoni Franzì. Abile è il nipote delle Pintor. Se è ricco, come si dice. Ricco e forte, amico mio. Ha tutte le sue relazioni a Roma. Io spero che diventeremo amici con il tuo padroncino. Io ho affari a Roma e una persona pratica della città mi può essere utile. Non credo che Don Giacinto vorrà commerciare con te, ma gli parlerò io. Giocherà come un dannato, i signori fanno tutti così. Non beve, non gioca, non va in cerca di donne, è un giovane serio. Ma bravo, allora lo vedremo qui sull'altare. Efis, fammelo conoscere e poi ti risponderò. Mi risponderai, Milese, e mi darai ragione. Va bene.
Non avete più da rallegrarvi per il racconto e vi consolate con la visita dei parenti. Buon pro vi faccia. Oh, sapete che vi dico? Vi impegnerete in che sassi del poderetto se volete fare accoglienza al nipote. Non ce ne sarà bisogno, Don Predu. Perché che farai? Andrai anche tu all'elemosina durante la novena del rimedio? È la sola maniera per portare denaro alla casa delle mie altezzose cugine. Sono qui per affari, se lei mi permette. Finalmente, aspetta Stefano, vattene. Mi sono decise, finalmente le zitelle. Tu svelte voi due, sempre il becco da ogni parte. Se mi signoria mi lascia parlare... No, te lo dirò io. Hanno deciso di vendere il podere. No, non sono venuto per vendere, ma per comperare. Comperare? Credo che l'arrivo del nipote mi abbia fatto impazzire, no? Non sono venuto per comperare della terra, ma solamente un cavallo di buona razza, da sella. Ah, un cavallo? Per ragione di dire che siete impazziti. Ma Don Giacinto è un vero signore, non potrà andare a piedi. Un cavallo ci vuole per lui. Ho qui il danaro. Questa bisogna che la sento. Venite un po' qui voi. Sentite questa. Le mie cugine vogliono mandare a cavallo il continentale come, come un grande di Spagna. E gli regalerete anche la berretta? E gli appenderete il fucile alla spalla? Lo tratteremo da signore com'è. Aspettate a vederlo per giudicare se merita onore. Io il cavallo non glielo venderei. Io invece sì, glielo do, ma a contanti. A contanti e al prezzo che merita. Gli ho detto, mia signoria, che ho il denaro. Oh, e ve l'ha mandato lui dal continente? Ma sta zitto tu. Oh, ma cosa fate qui voi? Andate via! Dima, Efis, tu lo sai il prezzo dei miei cavalli, no? Ah, lo so, ma voglio scegliere io. Ma non andremo su alla tanca e tu sceglierai. Ma ricorda, è un piacere che faccio a te, perché tu sei un mio amico. Mi devi però aiutare. Io mi ricorderò sempre di te. Io posso molto poco. No, non è vero, sei tu che comandi nella casa delle mie cugine. Uh-huh. Senti, ricorda che se si decideranno a vendere il podere, voglio comprarlo io. No, ci resterai tu lassù anche quando sarò io il padrone. Ti farò ricostruire la casetta, poi se vuoi ti comprerò un asino. Ma non ci pensi, Don Predu. Don Giacinto è ricco e ama molto le sue zie. Come fai a saperlo? Se nessuno l'ha visto. Le lettere parlano. Donna Noemi mi dice... Noemi. Conserva sempre le bella e la vipera di mia cugina Noemi. Spero che presto, con l'arrivo di Don Giacinto, torni bella anche la vecchia casa delle mie dame. Io resto a vedere, Efis. Ma non credo tutto così facile come tu dici. E avrò pazienza. Dovranno vendere il podere, dovranno. Io sono qui che aspetto. E bada, Efis, che se non mi avverti in tempo, se farete come le altre volte che invece di vendere a me per il prezzo giusto avete venduto agli altri a metà prezzo, io ti taglio le canne della gola. Sei avvertito. E così, anche quest'anno, siamo arrivati alla festa del rimedio. È volato via così in fretta il tempo. È in fretta, sì. Oh, di vino quanto ne hai messo? Un otro e medio. Non basterà che per due giorni. Ma sì, Efis verrà spesso sul santuario a rinnovarci le provviste. Perché non venite anche voi, Pottoi? E la casa, padrone mie, è una casa, non deve essere mai abbandonata. Altrimenti ci si installa il folletto. La pace è persa. E tu, Noemi, almeno gli ultimi giorni verrai su al santuario? No, Ruth, non verrò. Ma tutti gli anni così. Un po' d'aria ti farebbe bene. Don Antoni, suonerai al santuario, non qui. Ma lasciatelo fare. Che balli, che canti, ma che preghi lassù anche. Che preghi, mi raccomando a loro. Donna Esther? Donna Ruth? Eccoci qui. Avanti. Dobbiamo donna. Arrivare prima dell'alba. Ma sì, pochi minuti e siamo pronte. Guardate un po', mi hanno caricato come un asino. Mi viene voglia di tirar calci. Ah, invece Grigenda è partita come una signorina della città. Beata lei. Ho un'idea. Trovo io chi ci aiuti a portare le provviste fino al santuario. Sei comprato l'asino, zona alto. Ti procuro un servo senza spesa. No, non si disturbi, donna Noemi. Ma nemmeno un bicchiere di vernaccia. Abbiamo fatto un fioretto.
Per i primi 3 giorni non berremo vino né mangeremo carne. Se è per questo non insisto. È Baingia che vuole fare un fioretto. C'è bisogno di raccontarlo sempre, mamma. E che c'è di male? È un desiderio rispettabile. Vorrebbe avere un bambino. Non è giusto non avere un figlio, specie in una casa piena di ogni ben di Dio come la sua. Ma è ancora tanto giovane, donna Baingia. Siedano almeno. Ma è ora di andare. E il vostro nipote? E tutti in paese lo aspettavano, tutti parlavano di lui, e poi più niente. È passato tanto tempo. Lo aspettavamo la sera del telegramma e poi non abbiamo saputo più nulla. Un giovane di città ha risorse ben diverse che venire a seppellirsi in un paese come il nostro. Bravo, intelligente con me. E io non lo conosco, ma parlo per sentito dire. Nemmeno noi lo conosciamo. Non vuol dire. Quando un fiore è fiore, lo si sente anche di lontano. Ecco, abbiamo lasciato la stanza in ordine, così Noemi non dovrà faticare troppo per noi, eh? Grazie, non faticherò, certo. Poi da sola, se non avrò qualcosa da fare, mi annoierò. Ecco Anatolia, l'asino mio, 2 gambe sole e la fisarmonica per stare allegri. Chiano con questi complimenti, gli asini non fanno gentilezze. È già un elogio troppo grande per te chiamarti asino. Ah, grazie tante. Se per questo rinuncio ad aiutarti, così la bestia da soma sarai tu sola. Piuttosto che dire grazie a te, sono disposto a portare sulle spalle anche le mie padrone. Il diavolo porterà te sulle spalle un giorno o l'altro. Rospo gonfiato. Ah! Ah! Un colpo di sole ti colga. Faremo i conti un'altra volta, sta sicuro. Valentoni, presto, vai a prendere le provviste. Valentoni. Hai fatto così tutta bagnata? Mi sono rinfrescata un poco. Sei la solita cavalla matta. I cavalli rinfrescati trottolano meglio. E di sole ne avremo ancora un poco. Andiamo? Sì, Zonatò? Fai presto, Zonatò. E dite a Grigenda di non ballare troppo. E alla festa che gli uomini giudicano le ragazze. Chi non balla, magari, sarà una moglie severa. Ma chi balla troppo, sarà una moglie che trascurerà la casa. E voi, Pottoi, ballavate da giovane? Ballavo. E avevo il piede leggero come le ali della colomba. Lo diceva sempre Don Zame, vostro padre. Don Zame. Era l'anima della festa. In questi giorni della festa al rimedio mi pare di sentire il suo cavallo nero che passa. Lui passa e mi chiama. Pottoi, su, vieni in groppa. Su, malafata, che ti porto al rimedio. Mio padre veniva sulla porta, si levava la berretta, ma mi spingeva dentro in casa. Pottoi, dicono che eravate molto bella. Bella e giovane come Grigenda. Chissà se vostro nipote somiglia a Don Zame. Non è un pintore. 3 mesi fa, quando si parlava del suo arrivo, a me sembrava che dovesse arrivare Don Zame, vostro padre. Non parlate più di Giacinto, Pottoi. Spero che non se ne debba più parlare. Donna Noemi? Sì? Crede che donna Esther e donna Ruth siano rimaste offese perché non ho mandato Grigenda con loro alla festa? Ma no, troveranno tante donne lassù che le potranno aiutare. Lo so, ma erano abituate a Grigenda gli anni scorsi. Mi capisca, donna Noemi, ora che Grigenda è una ragazza grande, l'ho mandata con Callina. Callina per Grigenda è una sua pari. E io non voglio che mia nipote alla festa figuri come una serva. Ci sono tanti giovanotti forestieri che sanno e ammirano soltanto quello che vedono. E io spero nella Nostra Signora del Rimedio. Vorrei che avesse più fortuna di me e di sua madre. Anch'io
avrei potuto avere fortuna se fossi stata più audace. Ma mio padre mi minacciò col falcetto quando Don Zan... Oh, papà. Sono passati 50 anni. Ora ci sono i vostri nipoti. Ci siamo noi, pintori. I beati morti al cimitero, lassù. Però se Don Giacinto scrivesse ancora... No, Pottoi. Se... Non gli scriveremo noi e lui non manderà più telegrammi. Ha capito che questa non è la sua casa. Mia figlia, una pintor, non sposerà mai un mercante di buoi. Piuttosto ti uccido con le mie mani, Lia. Ricorda. Lia. Lia. Non c'è più. Il letto è intatto. È fuggita questa notte. Sorelle care, se resto qui sarò infelice tutta la vita. So che il nome del pintor crollerà davanti a tutti, ma oramai non posso più fermarmi. Il disonore della nostra famiglia. La rovina, la rovina! Che Dio, anche questa disgrazia. Lia, maledetta. No, non dire. Scrive che chiede perdono, almeno per il bambino che è nato. Perdono mai? Mai. Mai. È morta. È morta Lia. Il castigo di Dio. Non piangi, Noemi. Infine era nostra sorella. Non posso piangere. Non posso. Siamo morte prima di lei per colpa sua.
amici! Chi è? Zia Esther, zia Ruth! Sono io, Giacinto! Ora apro. Sono io. Finalmente. Io sono Noemi. Zia Noemi. Non ti aspettavamo più. E zia Esther, zia Ruth? Sono alla festa. Una festa da ballo? Nostra Signora del Rimedio. Resteranno al santuario 9 giorni. Ah, Nostra Signora del Rimedio. Sì, me ne ricordo. Me ne parlava anche mia madre. Di te però... mi ero fatto un'altra idea. Sei così giovane, zia Noemi. È bella. Vieni, entriamo. Adesso sono sola in casa. Non ti aspettavo. Sono arrivato oggi a Terranova. È così lontano qui, non si arriva mai. Perché non hai scritto ancora? Dal telegramma sembrava arrivassi subito e poi più nulla. E sono stato malato e poi ho cambiato idea, ma quando è arrivata l'ultima lettera di zia Esther mi sono deciso. Esther ti ha scritto in questi giorni? Certo, mi ha chiesto perché non venivo. Che hai, zia Noemi? Sarai stanca, forse sei abituata ad andare a letto presto. No, nulla, ti guardo, è la prima volta, non ci conosciamo nemmeno. Già. Ci conosciamo soltanto di nome, come due estranei. Sì, come due estranei. Senti, avrai fame, non hai mangiato? Mi accontento di quello che c'è. Ti preparo due uova. Intanto, se vuoi, ci sono delle noci, lì, e del vino, avrai sete. Avevo la bocca ancora piena di polvere. Nuoro è lontano da qui? Un'ora di strada a cavallo. In corriera si fa prima, ma non c'è tutti i giorni. E a Nuoro si sta bene? Ci sono stata tanti anni fa una sola volta. La città è bella, l'aria è buona. Là non ci sono le febbri come qui e tutti possono lavorare e guadagnare. A Nuoro c'è un mugnaio amico di mio padre che forse può darmi lavoro. Ma tu hai lasciato quello che avevi? Era un lavoro tanto meschino. Se credi di trovare qualcosa di meglio qui. Viviamo in un paese di morti. Mi stupisce che tu parli in questo modo di Galte. Cosa intendi dire? Perché allora avresti dovuto capire mia madre quando se n'è andata. Tu non puoi giudicare la nostra famiglia, il nostro paese, le nostre abitudini. E non hai il diritto di offenderle. Non credevo di offenderti. Non parliamone più, zia Noemi. Sei tu che hai voluto parlarne. Zia Noemi, ti dimentichi le uova, si bruciano. La camera per te è pronta qui accanto. Basterà rimettere le lenzuola nel letto. Mi dispiace che tu non sia andata alla festa per aspettarmi. Non sono rimasta per questo. Credevo. Zia Esther sa che arrivavo oggi. Io non sapevo che Esther ti avesse scritto. Zia Noemi, mi dispiace che tu sia così malinconica, quasi arrabbiata.
Non ci pensare. Sai che ti dico? Prima di mangiare vorrei darmi una rinfrescata. Mi sembra di essermi rotolato nella polvere. Ti puoi lavare qui fuori, nel cortile. A Civitavecchia era abituato ai bagni. Il mare è lontano da qui, eh? Dal monte si vede, anche dalle rovine del castello. Quando vedo il mare sono sempre contento. Il parente vostro, il cugino Pietro. Com'è il cugino Pietro? Esther ti ha scritto anche questo. Tante cose, su voi, sul paese. Il prete, quel mercante che ha fatto fortuna, la sorella del prete. Tante cose. È così gentile con me, zia Esther, anche se non mi ha mai visto. Zia Noemi. Scusami, torno subito. No, non sto male. Che faccia! Mi sembra impaurita. Bisogna che andiate subito al podere a chiamare Efis, che scende immediatamente. È arrivato Giacinto. Finalmente! Proprio questa notte avevo sognato Don Zame. Svegliate, Pottoi, non fate chiacchiere. E non è contenta? Ora qui sono i nipoti. No, non sono contenta. Voglio che scenda Efis. Non voglio star sola in casa con un forestiero. Ma Don Giacinto è un suo parente. Un uomo visto per la prima volta non è un parente. Andate, zia Pottoi, non perdete tempo. Mi costringe ad abbandonare la casa vuota, al folletto. Donna Noemi. Non sarai mica andata a prendere qualcos'altro da mangiare per me? No. Mi bastano le uova. Piuttosto mi ci vorrà una bella dormita. Zia Noemi, non discuterò mai più con te. Cosa vuoi dire? Perché prima hai lasciato bruciare le uova. Perché non ti rivesti? Non ho freddo.
Scusa. Il cugino Pietro è il più ricco di tutti, vero? È ricco, sì. E presta denari a usura? Di usurai in paese ce n'è uno solo, Callina. Chi prende l'interesse? Chi prende? Anche il 1000%. Ma perché sei tanto interessato al denaro? Voi siete ancora gente semplice. In città da noi è diverso. L'unica cosa che conta è il denaro, il resto viene dopo, quando viene. Tu non farai questi discorsi qui nel nostro paese. Perché? Ho detto delle eresie? Devi ricordare che sei parente nostro e che i Pintor furono per secoli i baroni di Galte. Sei ancora più bella quando parli con tanta importanza, zia Noemi. Quasi ti si vede la corona in testa. Hai incontrato nessuno? Hai parlato con nessuno arrivando qui? Nessuno, soltanto un pastore al quale ho chiesto dov'era la vostra casa. Bene, allora sarà domani che tu conoscerai tutti alla festa della Madonna del Rimedio. Domani, subito. Ah, ti dico la verità, ho una gran voglia di dormire fino a sole alto. E poi di stendermi all'ombra. Ho bisogno di riprendermi, sai? Di buttarmi dietro le spalle un sacco di storie. Ebbene, riposerai questa notte. Ma domani stesso andrai alla festa e del resto è già tutto predisposto. Ti accompagnerà il nostro vecchio servo Efis. Ah, il vecchio Efis. Ho voglia di conoscerlo. Me ne parlava sempre la mamma. Zia Noemi, ma perché non dici mai cose allegre? Non ridi mai? Speriamo che ce la porti tu un po' di allegria. Vorrei farti ancora compagnia, ma sono veramente stanco. Ho voglia di andare a dormire. Ehi, domattina lasciami dormire, eh? Ah, qui non ti disturberà nessuno, non avrai il minimo rumore. Forse è proprio questo silenzio che ci rende severi, tenaci con le nostre idee. Anche questo dovrai capire, se hai deciso di fermarti qui. Giacinto. Giacinto.